e c'era già prima dell'inchiesta Mani Pulite, che in parte ha anticipato col suo lavoro di oppositore. Sempre più solo, usato, una colonna, salutiamolo con un grande applauso. Grande! Bravo! Grande! Lieto di poter intervenire a questa manifestazione e spiegare, secondo me, che dietro questa operazione della via intitolata Craxi c'è qualcosa di molto importante. Non è solo, come dire, un insulto alla nostra città, ma c'è il tentativo di riaccreditare un modo di far politica fondato sul rapporto tra la politica e gli affari, o meglio sulla subordinazione della politica agli affari, e la scelta che viene proposta di intitolare la via Craxi è una sorta di autoassoluzione di quelli che oggi si comportano esattamente allo stesso modo e vogliono imporre ai cittadini milanesi questo loro comportamento come un comportamento virtuoso da accettare, cioè che la politica non sono ideali, ma la politica sono l'arricchimento di gruppi di potere, che sono l'arricchimento delle persone che attraverso la politica non cercano di ottenere il bene comune, ma cercano di ottenere il proprio loro tornaconto personale. Perché, guardate, altrimenti se ne sarebbero fregati di Craxi. Loro hanno bisogno di dimostrare che quelli che coerono con lui le seconde, le terze, le quarte file, che oggi sono al vertice insieme a Forza Italia e al Popolo delle Libertà, perché se facciamo i nomi li troviamo, quelli che sono stati condannati allora e che oggi sono alla presidenza magari di qualche istituto importante, o sono assessori, o sono consiglieri comunali, e che si ritrovano in questa battaglia perché vogliono dire che allora abbiamo ragione, possiamo ritornare a fare come prima. Questo è il punto per cui noi non possiamo permetterlo. Io voglio dire che Milano difficilmente accetterà una targa con su scritto via Craxi. Tangenziale. Io penso che ci saranno tante mani degne che quando la lapide ci sarà troveranno un modo di toglierla. Questo. Voglio dire che il sindaco, guardate che il sindaco fa anche un'operazione politica, è in difficoltà, va avanti cercando rapporti di qua e di là, si deve ringraziare Berlusconi. Berlusconi è semplicemente il modello che si è ispirato a quello che ha fatto Craxi. Guardate che le similitudini tra i due personaggi non sono solo nei rapporti di interesse, la politica fatta di soldi. La politica fatta di immagine. Qui davanti a me io ho molti giovani, ma anche qualche persona che ha capelli grigi, non diciamo bianchi. Ma vi ricordate che per fare un comizio di Craxi si doveva iniziare a costruire il palco qualche settimana prima, perché se non era un palco grandioso, a spese del fatto, a spese della collettività, lui non parlava. E oggi che cos'è la politica del nostro Presidente del Consiglio, che vuole solo immagine e niente sostanza? Il sindaco vuole fare questo, ma vuole fare anche altro. Vuole in qualche modo legittimare tutte quelle persone condannate al periodo di Tangentopoli che oggi sono ai vertici dell'economia. Perché guardate, noi in quei tempi i politici erano stati condannati, ma anche alcuni imprenditori. Quando qualche immobiliarista che era il comandante della città, e non facciamo il nome perché gli facciamo onore, oggi è nel consiglio di amministrazione del Corriere della Sera, nel consiglio di amministrazione di Mediobanca, significa che è riuscito a imporre se stesso quel modo di fare economia e di far politica alla nostra città. Noi dobbiamo dimostrare che i milanesi non la sopportano questa cosa. Bravo. Allora io dico un'ultima cosa su Craxi e poi a me il torto più grave, l'insulto più grave che ha fatto Craxi a questo nostro paese non è stata solo la corruzione, ma è stato aver infangata la parola socialismo. Bravo! Noi viviamo
generazione, anche quelle che sono venute dietro di me, identificano il socialismo con la battaglia di quelli che stanno in basso contro quelli che stanno in alto. Scusa, il braccio. Identificano quella parola con la lotta per maggiore giustizia sociale. Bravo. Lui ha fatto in modo che da un certo momento in poi quella parola non potesse più essere pronunciata. Bravo. Perché si identificava con le ladronerie, con le ruberie, con i torti fatti ogni giorno. Questa è la cosa più grave. Noi dobbiamo recuperare quel termine, quella ragione di fare delle battaglie dalla parte dei lavoratori, dalla parte dei più deboli. Non sono così distanti le cose. Permettetemi di ricordare qui, quando ho un microfono in mano, dopo quello che è successo a Rosarno, le immagini che abbiamo visto, di in che condizioni costringiamo delle persone fatte come noi. In altri tempi si sarebbe detto che sono uomini come noi e non è possibile trattarli in questo modo. Qua invece lo si mette dalla parte, invece sembra quasi che hanno ragione quelli, i mafiosi, la 'ndrangheta, che li hanno trattati a quel modo. Questo vuol dire fare delle battaglie su principi nobili. La politica restituita all'essere questo, la nobiltà dell'azione politica, e non la corruzione, la ricerca dell'arricchimento, la ricerca del potere dei pochi sui molti. Io su questo voglio concludere. Questo è un aspetto della nostra battaglia. Dobbiamo batterci contro Berlusconi e la sua politica, dobbiamo batterci contro noi Formigoni e la sua politica. Fermo. Perché il piano del territorio, le scelte dell'urbanistica, Santa Giulia e la corruzione. Vedete, oggi intitolano la via Craxi, domani ce la troveremo a Prosperini la via. Perché se legittimiamo questo, questa è l'operazione, sarà concesso fare di tutto. Vi ricordate una volta dicevano Craxi in Parlamento che cosa ha detto? Fanno tutti così. La politica costa. Ed è questo che dobbiamo combattere. Perché la colpa non è di dire che fanno tutti così, allora va tutto bene. Quelli che fanno così, anche se sono in altri partiti, se ne devono andare. Ecco che la cosa che non ci stupisce in questo momento è che anche nel Partito Democratico ci sia qualcuno che dice che bisogna intitolare la via Craxi. Perché vuol dire che si vuole riproporre quel sistema consociativo che ha distrutto la nostra città, che l'ha portata in queste condizioni e che temo che possa andare avanti ancora se non recupereremo, non metteremo nella condizione di non poter fare questa politica, anche al Partito Democratico. Grazie.